Lei come ha iniziato? Come ha raggiunto il successo? Beh, allora era molto diverso. Quando ho iniziato io a fare l'attore, era prima ancora della guerra, e quindi io ho cominciato nelle filodrammatiche di Roma, poi all'università con Marcello Mastroianni, che davamo con la Masina, eccetera. Poi sono andato in guerra, da ufficiale com'ero, ho messo su una compagnia con i miei soldati e in prigionia, in Africa, debuttai in uno spettacolo, La Femme de Boulanger, un film di Marcel Pagnol che avevo trovato a casa di una giovane ragazza che avevo conosciuto, francese, ad Algeri, e io la tradussi in italiano e la misi a commedia, ignorando che Marcel Pagnol avesse da una sua commedia tratto il film. E lì incontrai il personaggio della mia vita, vale a dire un personaggio grottesco, che rivelò a me stesso la mia natura d'attore, cioè un personaggio dall'apparenza tragico in sé, però che è dall'autore messo in maniera che fa ridere, ecco. E mi ha rivelato a me stesso. E avemmo molto successo, quindi tornando dalla prigionia nell'ottobre del 1946, invece di dare l'ultimo esame di latino che dovevo dare all'università per laurearmi, corsi all'Accademia della Drammatica, dove era l'ultimo giorno di ammissione, arrivai e Silvio D'Amico, che presiedeva la commissione, mi disse: ma lei da dove viene? Dal Marocco, perché io ammesso, perché i reduci dalla guerra avevano diritto ad essere ammessi in qualunque esame, ecco. E chi furono allora alla scuola i suoi maestri e poi i suoi maestri nel teatro? I miei maestri a teatro furono la Nera Carini, che era un'ex attrice, la Wanda Capodaglio, un'altra ex attrice, poi c'era Silvio D'Amico per la storia del teatro, Orazio Acosta per la regia, e soprattutto però il personaggio dal quale, anche a detta di Vittorio Gassman, abbiamo imparato di più è stato Mario Pelosini, che non aveva mai recitato. Però ci ha insegnato il segreto della recitazione: essere poeti. Chi non è poeta non può recitare.